L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta l'amore? La maglia d'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e ben ritrovati qui sulle frequenze dell'altra radio per una nuova puntata di Tanto non capirai. Buon martedì 21 giugno e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, ancora poche ore scopriremo le carte di Gianluca Paparesta in questa vincente partita a poker tra i due soci della FC Bari. Scade infatti quest'oggi il termine fissato dall'assemblea dei soci per l'aumento del capitale sociale. Nel frattempo è tornato a parlare il socio di minoranza Cosmo Giancaspro e l'ha fatto in maniera molto dura e perentoria. Tra poco leggeremo il comunicato di Giancaspro, ma vi daremo anche qualche importante indiscrezione. Bene, siamo pronti quindi per iniziare, ma prima saluto Luca Deleteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Linee aperte per i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda l'interesse di Nordin, se vogliamo ancora definirlo così, per il Bari. Secondo la Iannarelli la trattativa si sarebbe arenata per motivi ambientali e per la presenza di Giancaspro. Quello che vi chiediamo è, secondo voi, perché la trattativa tra Nordin e Paparesta ha avuto questo epilogo, che spiegazione vi siete dati? Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione contattandoci in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. E allora, come detto, qualche ora ancora e sapremo se il Bari resterà nelle mani di Gianluca Paparesta o passerà a Cosmo Giancaspro. Tutto questo mentre la signora Iannarelli innesca un brusco e forse definitivo freno a mano a questa trattativa tra l'uomo d'affari Nordin e Paparesta. Su questa vicenda c'è una cosa che voglio rimarcare, così giusto per non far passare i baresi per degli inetti. Secondo la Iannarelli, la presenza di Giancaspro in società e la possibilità per lui di esercitare il diritto di prelazione sarebbe stato il primo e decisivo intoppo per la trattativa. Beh, vorrei ricordare alla signora Iannarelli, nonché avvocato, che questo diritto di prelazione, qualora Nordin avesse comunque messo i soldi e tenuto fede a quanto detto in conferenza stampa, questo diritto di prelazione sarebbe stato esercitabile sull'offerta sbandierata da Nordin, vale a dire 10 milioni per il 50% delle quote. Quindi questo vuol dire che per loro che Giancaspro avrebbe dovuto quantomeno sborsare la stessa somma per poter prevalere sul malese, per una valutazione complessiva della FC Bari pari a 20 milioni di euro. Perché se il 50% me lo valuti 10, secondo loro il Bari vale ad oggi 20 milioni. Ma quello che mi chiedo e vi chiedo, chi verserebbe mai 10 milioni per il 50% di una società che ha quasi 12 milioni di debiti e quasi 5 milioni di perdite? È ovvio che se queste fossero state le cifre confermate, Giancaspro non avrebbe mai potuto competere né tantomeno accettare. E allora quello che chiedo alla signora Iannarelli è, perché non ci svela i veri motivi che hanno frenato questa trattativa? E poi, se c'erano questi problemi, ce lo viene a dire solo il 20 giugno, avendo avuto a disposizione ben 2 mesi. Perché non ci ha parlato di questo intoppo quando gironzolava per la Puglia? O forse vuol dirci che si sono risentiti perché a qualche tifoso è sorto qualche dubbio, non vedendo concretizzarsi nulla col passare delle settimane? Insomma, spero di no, spero che non sia questo il motivo, perché saremmo ovviamente oltre i limiti dell'assurdo. Io, per quanto mi riguarda, l'ho sempre detto, si sarà capito, non ci ho creduto sin da quella famosa conferenza stampa, perché se un legale, un advisor, alla domanda di cosa si occupa Nordin, non chiedevano tantissimo, di cosa si occupa, replica che non si può rispondere perché c'è un patto di riservatezza, beh, lì allora mi sono sorti i primi dubbi, perché che c'entra il patto di riservatezza con le aziende collegate a Nordin o le attività di Nordin? Lì già qualcosina
diciamo, non ha iniziato a non quadrare, diciamo così. Insomma, Luca, al di là di quello che dice la Iannarelli, io penso che i veri motivi di questa interruzione, chiamiamola così ancora, di questa trattativa siano da ricercare altrove. Dove, secondo te? Beh, sicuramente potrebbe aver inciso il fatto comunque di non aver raggiunto l'obiettivo della Serie A, perché probabilmente una società della massima serie sarebbe stata sicuramente una vetrina diversa e sarebbe stata comunque più appetibile. E, d'altro canto, va sottolineato che attribuire la colpa della mancata definizione della trattativa all'ambiente e soprattutto chiaramente a tutto quello che ruota intorno al rapporto tra Gianluca Paparesta e Cosmo Giancastro, il suo socio di minoranza, e diciamo, mi sembra abbastanza riduttivo, e soprattutto mi sa che si cerca di spostare un attimo l'obiettivo senza poi andare a dare delle spiegazioni plausibili a chi invece quelle spiegazioni le meriterebbe. Infatti io penso che hai centrato in pieno l'obiettivo. Penso che la Serie A, la mancata Serie A sia stata comunque la base di questa interruzione della trattativa, perché penso che con la Serie A e con tutto quello che comporta sicuramente la trattativa sarebbe andata avanti. Comunque sono nostre supposizioni, quindi noi per il momento ci atteniamo a quello che ci viene riferito ufficialmente dall'advisor di Nordin Ahmad. Come detto, ieri è tornato a parlare Cosmo Giancaspro, quindi passiamo al comunicato stampa diramato appunto nel pomeriggio di ieri dal socio di minoranza De Bari tramite la sua società Creare Impresa, socio della FC Bari. Chiariamolo quest'altro aspetto, perché qualcuno non riesce a capire come funziona. In pratica il socio del Bari non è direttamente Cosmo Giancaspro, ma una delle sue società, in questo caso Creare Impresa. Quindi è questa Creare Impresa che fa parte della FC Bari. Quindi il comunicato, la fattispecie quello di ieri, è stato scritto a nome di Creare Impresa, appunto perché socio della FC Bari. Comunicato molto lungo, come detto anche molto duro. Ci sono, diciamo, a mio parere, quattro punti importanti in questo comunicato. Il primo va a sottolineare il ritardo di Paparesta nel comunicare le proprie intenzioni in ordine all'eventuale esercizio del diritto di opzione per la sottoscrizione dell'aumento del capitale. Il secondo punto molto importante è il controllo che ci sarà sull'eventuale versamento di Paparesta, che dovrà, secondo Giancaspro, essere seguito con mezzi tracciabili entro il normale orario di chiusura degli sportelli bancari, vale a dire che entro le 16 più o meno di quest'oggi dovrà avvenire questo versamento. E poi una richiesta molto molto esplicita di Giancaspro, vale a dire anticipare l'assemblea degli azionisti al 22, massimo 23 giugno, anziché invece è stata convocata per il 24-25, tutto questo al fine di poter provvedere ai vari adempimenti che ci sono, che ne abbiamo parlato anche ieri in maniera molto esaustiva. Ultimo punto è quello di, diciamo, una sorta di monito di Creare Impresa, vale a dire questa società, questo socio si riserva ogni opportuna azione nei confronti dei responsabili per i danni arrecati alla FC Bari qualora i ritardi innanzi denunciati espongono la stessa FC Bari alle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo. In parole povere, se non sarà data la possibilità a Giancaspro, o comunque sia a uno dei due soci, di poter pagare gli stipendi, e questo potrebbe alla fine comportare anche una penalizzazione nel prossimo campionato, Creare Impresa si riserva ogni azione nei confronti di chi dei responsabili di questo ritardo. Questi i quattro punti fondamentali di questo comunicato. Possiamo dare una piccola indiscrezione a tal riguardo. Pare che la richiesta di Giancaspro, vale a dire quella di anticipare l'assemblea, pare sia stata accolta dal collegio sindacale della FC Bari. Quindi con ogni probabilità l'assemblea si terrà il 22 giugno e non il 24, come invece stabilito in precedenza. Questo ovviamente, come detto prima, permetterebbe a Giancaspro, qualora prendesse la maggioranza, di poter ottemperare alle varie scadenze, stipendi in primis. Luca, al di là di come andrà a finire questa situazione, penso che sia questa una scelta giusta, perché comunque uno dei due soci deve comunque avere la possibilità materiale di poter pagare gli stipendi che scadono comunque il 24. Convocare un'assemblea il 24 sarebbe stato molto molto pericoloso.
Sì, a prescindere appunto da chi sarà poi al timone della società, è una scelta quanto mai opportuna e condivisibile, così come sento di dire che è condivisibile il comunicato di Cosmo Giancastro, perché ha fatto delle richieste legittime per tutelare quindi quella che è la posizione della FC Bari. Io sinceramente la cosa che continuo a chiedermi è il perché comunque Gianluca Paparesta, a prescindere se abbia o meno trovato le risorse finanziarie per insomma per restare al comando della società, abbia deciso comunque di aspettare fino ad oggi, fino all'ultimo giorno, perché voglio dire, se uno i soldi li ha, allora insomma procede con la ricapitalizzazione, si anticipano anche un po' i tempi, insomma può soltanto far bene, fare le cose un po' prima. Se uno invece i soldi non li ha, chiaramente lo dice, lo dichiara, e mette anche in condizione l'altro socio di provvedere a tutte chiaramente le formalità necessarie per insomma per tutelare appunto la FC Bari. Quindi questa è una cosa che sinceramente non riesco ancora a comprendere. Però vedi, qualora fosse questo il motivo, cioè che comunque Paparesta non ha ancora trovato quello che serve, beh, allora lì la cosa sarebbe, la responsabilità sarebbe anche dei sindaci, perché comunque sì, avete concesso altri 15 giorni perdendo tempo anche sotto il punto di vista tecnico sportivo. Ricordiamoci che c'è un allenatore da definire, la questione allenatore, c'è anche tutto il calciomercato da avviare, quindi perdere altri 15 giorni senza avere nessuna certezza sicuramente è una, secondo me, una grave colpa di chi ha deciso così, qualora, ripetiamo, Paparesta non avesse trovato nulla in questi 15 giorni. Intanto arrivano già tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno. Ovviamente i nostri radioascoltatori rispondono al nostro sondaggio odierno, che riguarda appunto la trattativa Nordin-Paparesta e perché si è conclusa, si sta concludendo in questo modo qui. C'è Benny che ci risponde: perché Nordin sperava di avere una squadra in Serie A comprensiva dei diritti televisivi. Oppure un altro radioascoltatore ci chiede: a che ora è prevista l'assemblea? Mi chiedo se Nordin è un bluff, quanto in questo bluff aveva sbagliato la Banca Popolare di Bari, dato che ha verificato e forse vincolato somme del tycoon malese. Ma io non penso che la Banca Popolare abbia delle colpe così dirette, non penso che abbia visto transitare soldi del malese, quindi avrà delle responsabilità, ma non sotto questo punto di vista. Poi c'è: buongiorno ragazzi, secondo me per sapere perché c'è stato un dietro fronte Nirudin bisogna chiedere al marito della Iannarelli. Ma no, non penso che abbia un ruolo in questa vicenda. Tanti altri messaggi, ne leggo qualcun altro. La trattativa non è mai esistita, una sceneggiata messa in piedi ad arte per prendere tempo a discapito del Bari, questo lo scrive Francesco. Poi c'è Gianni da Bari, anzi lui si firma Juan, che dice: la Iannarelli invece di accampare scuse senza fondamento prendesse esempio e spunto di come si conducono le trattative stile cinesi con l'acquisizione dell'Inter. Beh, diciamo che anche lì ce l'hanno messo di tempo per poter concludere l'affare, per non parlare poi del Milan. Io non seguo direttamente, però mi sa che neanche lì è successo qualcosa, si parlava di questo broker, però alla fine mi sa che non è stato concluso nulla. Bene, andiamo avanti. Ricordo comunque che potete anche chiamarci contattandoci al numero 080 524 0424, oppure potete inviarci messaggi o anche note vocali tramite WhatsApp al numero 334 38 37 444. Torniamo ad occuparci della Iannarelli, perché ieri ha rilasciato ben due interviste. Ieri mattina abbiamo letto quella concessa al Corriere.it, mentre oggi vi proponiamo quella rilasciata a Repubblica, nella quale si svelano curiosi retroscena, perché ci sono domande molto dirette. Leggiamo qualche passaggio perché penso sia molto importante. Prima di tutto si chiede se la trattativa è definitivamente interrotta, e la Iannarelli dice: qualora l'affare non si concludesse ora, Nordin sarebbe in ogni caso ancora disponibile a valutare la questione anche in seguito, ma solamente se vi è il coinvolgimento di Gianluca Paparesta. Non ha interesse a trattare con terzi. Poi si parla degli ostacoli che hanno impedito di trasformare il preliminare in contratto definitivo. Lei risponde: sono stati certamente di più gli ostacoli di natura ambientale rispetto ad altri,
Sin dal primo giorno in cui siamo venuti a Bari sono cominciate azioni di disturbo, la lotta intestina tra gli azionisti. Poi domanda ancora più diretta se la presenza di Gian Caspro abbia rappresentato un problema. Lei dice: nel contratto preliminare espressamente indicato che l'acquisto delle azioni sarebbe avvenuto nel momento in cui il presidente Paparesta avesse detenuto il 100% delle quote. Non possiamo rimproverare nulla, Paparesta ha fatto il massimo e ha dato il meglio. Questa per esempio è una assoluta novità che nessuno ci ha mai detto, nessuno ha mai considerato, vale a dire che l'operazione sarebbe andata in porto solo con Paparesta detentore del 100% delle quote. Ma non vedo come Paparesta avrebbe potuto prendersi il 5% di Gian Caspro, almeno questo non è stato mai detto e neanche il presidente l'ha mai detto. Quindi, però, se la Iannarelli dice che così è scritto nel preliminare, ovviamente sarà così. Poi si parla dei debiti, se magari i debiti possono essere stato un problema, loro dicono non ha importanza l'ammontare del debito perché ne eravamo a conoscenza e in ogni caso ogni nodo è stato sciolto dalla due diligence, quindi i debiti non sono un problema. E poi la Iannarelli che parla dei suoi problemi su Facebook e lei dice: tra i miei contatti ci sono degli amici e nello spirito dell'accoglienza ricevuta a Bari ho voluto mostrare altrettanta apertura e disponibilità. Ovviamente se poi non è correttamente ricambiata faccio accomodare chiunque alla porta. Bisogna capire qual è il giusto uso dei social. E poi alla fine mi chiede se col senno di poi rifarebbero le scelte comunicative del passato tra conferenza stampa e interviste. E loro, la Iannarelli risponde sì, perché lo abbiamo fatto in assoluta buona fede e in maniera propositiva. Siamo stati sempre trasparenti con il presidente Paparesta. Quando è venuto a Kuala Lumpur ha potuto verificare di persona il rispetto e la stima che le autorità locali nutrono in Datò. Non abbiamo mai millantato né ostentato nulla. Purtroppo c'è stata una campagna denigratoria, diffamatoria, montata ad arte senza cognizione di causa. Tutto ciò ha pesato molto. Luca, questa campagna denigratoria e diffamatoria nei loro confronti, tu l'hai notata da qualche parte? No, io trovo sinceramente incommentabili, Nicola, queste dichiarazioni, perché io davvero non riesco a capire, non riesco neanche sinceramente a risponderti, perché parlare di campagna denigratoria quando si è stati accolti in un modo a dir poco straordinario, si è stati portati a fare una conferenza stampa nel colonnato lì dell'ex provincia, quindi in un ambiente comunque assolutamente bellissimo, cioè tutto quello che c'è stato qui a Bari poi viene a parlare di campagna denigratoria. È chiaro che la gente possa esprimere, sia legittimo che esprima i propri dubbi, visto come è andata poi a finire, almeno per il momento la situazione, è giusto che la gente abbia espresso tutto il proprio scetticismo. Poi sinceramente l'altra cosa che non riesco assolutamente a capire è che nella prima risposta a cui hai fatto riferimento, la Iannarelli afferma che Nordin sarebbe ancora interessato a valutare un eventuale acquisto del Bari, ma solo trattando con Gianluca Paparesta. Cioè, questo cosa vuol dire? Se diventa presidente Gian Caspro, se mai dovesse diventare presidente Gian Caspro, Nordin non sarebbe più interessato all'acquisto del Bari? Bella domanda. Alla fine, come ho detto prima, Gian Caspro detiene il 5% e penso che con dei soldi veri, con un'offerta vera, in un nulla si sarebbe potuto spazzare via Gian Caspro e concludere la trattativa. Evidentemente i problemi sono altri, chissà se riusciremo a venirne a capo. Intanto c'è una nota vocale, ascoltiamola tutti insieme. Ciao Nicola e Luca, volevo chiedervi un parere su una mia personale idea. Sì. Sono convinto che oggi il presidente, con un colpo ad effetto, come ci ha già precedentemente abituati, porrà le basi per una nuova stagione calcistica, ricapitalizzando e garantendo il pagamento degli stipendi. Che ne pensate? Chiedo a voi un vostro parere. Un saluto particolare a Chicco il Biondo, Michele Urso, Michele Di Domenico e i fratelli Roseto, vostri appassionati ascoltatori. Salve e buona giornata. Grazie a te, ci uniamo ai saluti. Allora, venendo alla tua domanda, se il colpo di coda deve essere di grande portata, allora ben venga, perché se Paparesta si presenta con minimo 10 milioni di euro in grado di poter salvare il Bari, ricapitalizzare, pagare gli stipendi, anche rilanciare la società, ben venga il colpo di coda, perché vorrebbe dire un progetto serio, finalmente non più un navigare a vista.
Però se invece Papareste si dovesse presentare con 2, 3, 4 milioni di euro necessari soltanto magari a tamponare un po' le cose, allora parere personale non andrebbe assolutamente bene, perché si continuerebbe con la stessa storia, vale a dire andiamo avanti sperando di poter trovare delle risorse. Questo penso che Gianluca lo sappia perfettamente, non è il giusto modo di andare avanti. Quindi se colpo di coda deve esserci, noi, che sia Giancaspro, Papareste, a noi va bene tutto, a noi l'importante è che ci sia qualcuno che abbia i soldi e la possibilità di mandare avanti il progetto Bari, che sia uno o sia l'altro a noi poco interessa. Intanto c'è un amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Buongiorno ragazzi, sono Daniele. Condivido ciò che hai detto adesso in queste ultime parole, però io ho una riflessione che voglio fare. Nordin, correggetemi se sbaglio, alla conferenza stampa quando venne a Bari disse che il 50% lo voleva lui, l'altro 50% doveva essere lasciato al territorio di Bari, che era giusto così. Allora perché non vuole allacciare rapporti con Giancaspro o con Tessi? Che cosa ne pensate? Grazie. Grazie Daniele. Beh, giusta osservazione. Beh, penso che magari in quella frase mancava una parte, vale a dire che quel 50% doveva essere sì di imprenditori locali, ma di Gianluca Papareste e non di altri. Fermo restando, questo bisogna anche dirlo, che molto probabilmente in quel giorno lì, quando c'è stata la conferenza stampa, non c'erano ancora i rapporti molto tesi tra i due soci, quindi non era ancora iniziata questa guerra e quindi molto probabilmente la situazione era leggermente diversa, quindi è stato giusto in quel momento lì parlare in quei termini. Bene, in attesa di leggere altri messaggi andiamo avanti, perché è il momento dell'approfondimento per analizzare queste tribolate ore in Casa Biancorossa. Ci affidiamo al collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo. Buongiorno Antonello, ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai su un'altra radio. Buongiorno a voi. Se volete potete interagire con Antonello inviandoci dei messaggi o delle note vocali al numero 334-3837-444. Allora Antonello, prima di tutto, ti sei ripreso dallo shock per essere stato rimosso dalle amicizie dell'avvocato Iannarelli? Ci sto provando, è dura. Vedremo. Entrando nello specifico di quanto dichiarato dalla Iannarelli, ne abbiamo parlato anche poco fa, ti convincono queste motivazioni che secondo lei hanno portato alla sospensione della trattativa tra Nordin e Papareste? No, perché ti ho ascoltato qualche attimo fa, ma io ho un'idea diversa. Credo che Nordin arrivi per scongiurare la scalata di Giancaspro, perché Giancaspro aveva preso in mano la società. I rapporti ora non so se saranno peggiorati, però comunque non c'era più rapporto. Giancaspro praticamente in società aveva preso il pallino della situazione, addirittura si era parlato di un siluramento di Romeo Papareste, di una serie di consulenze che c'erano nel Bari. Quindi per me Nordin arriva per liquidare Giancaspro, e quindi per me non poteva non sapere che quei soldi servivano a quello. Però torno a dire, dico quello che dicono tutti i tifosi: se c'è un investitore che ha paura di un 5%, secondo me continuano a raccontarci barzellette, però poi tutto è possibile. Però io quello che dico è che l'avvocato Iannarelli dovrebbe un po' vergognarsi per quello che dice, perché per due mesi ci ha propinato selfie, foto, sciarpe, stadi d'Italia, parlando lei e il suo amico Nordin di progetti, qualche volta anche qualche barzelletta, tipo quella della Champions League o dello Scudetto. Quindi ora venissene fuori con questa teoria, vera o non vera, ma per me sono dettagli, quella del fatto se ci fosse quella clausola. Però allora, se c'è una clausola, tu non parli così, esattamente come Papareste. Se non c'è una certezza, non mi presenti Nordin come nuovo proprietario, non lo fai parlare con la squadra, non gli fai dire quella serie di castronerie che abbiamo ascoltato. Quindi è un quadro veramente desolante. Ti assicuro che direi le stesse cose anche se fra qualche ora ci arrivasse notizie che Papareste ha trovato i 2 milioni e 6. Direi le stessissime cose.
Antonello, se c'è una certezza in tutto questo, in tutto quello che sta accadendo, è che questa vicenda legata a Nordin ha spaccato la tifoseria, perché ci sono i sognatori che hanno sperato e sperano in questo investitore venuto dall'Asia, e ci sono magari quelli un po' più scettici che sin dall'inizio hanno avuto dei dubbi. Io prima parlavo del primo dubbio, vale a dire quando la Iannarelli disse che non poteva dare notizie su Nordin perché c'era un patto di riservatezza. Quindi se c'è un obiettivo centrato è quello di aver diviso la tifoseria. Sì, io devo dire che ho massimo rispetto per i tifosi, per la loro voglia di sognare, però non capisco come di fronte a dei fatti, perché qui non stiamo parlando più di impressioni, come tu dicevi, su alcune risposte che erano state oggettivamente inquietanti per incertezza, per anche lì per cose abbastanza ridicole, se ci andiamo a ricordare anche la frase secondo cui Nordin non puntava al 51% del club, come fanno tutti quelli che fanno parte di società, quello di puntare alla maggioranza assoluta, disse che andava bene il 50%, questa è una serie di stranezze. Quindi dico, un conto è la voglia di sognare, un conto con la realtà, cioè con quello che è accaduto. Se oggi ci dicono che Nordin ha inviato 2006, noi siamo tranquilli. Ho detto l'altro giorno a un altro collega in una trasmissione radiofonica che tutto parte dalla voglia di questa città di andare oltre la famiglia Matarese, non dobbiamo dimenticarcelo, no? Di fare meglio di quello che hanno fatto in Matarese. Ma a Bari non andava bene nemmeno alcune volte, ma nemmeno a noi, insomma. La Serie A si diceva che Bari doveva puntare a addirittura qualcosa di più che far parte del massimo campionato. Quindi se con questi quadri, con questi personaggi, oggi arrivano i soldi, la gente è contenta così, io la penso molto diversamente, perché credo che la qualità dei personaggi sia fondamentale per la riuscita di un progetto. Non a caso per tanti anni in Italia Juventus e Milan sono stati avanti a tutte, perché unanimemente considerati prima che le migliori squadre e le migliori società. Certo. Ma non è solo una questione di disponibilità economica, ma anche di organizzazione, di capacità manageriali, di capacità di comunicazione. Insomma, io ripeto, certi personaggi li giudichiamo in base ad alcune esternazioni, ma anche in base ad alcuni comportamenti. Io non sarei affatto sereno, però aspettiamo le ultime ore per poi farci un'idea ancora più completa. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Antonello, veniamo al comunicato diramato ieri da Giancaspro. Condividi quanto espresso dal socio di minoranza e le richieste fatte? Ma il socio di minoranza, proprio per quel discorso che facevo prima, a un certo punto credo si sia visto stretto in un angolo, forse non sono state mantenute alcune promesse. Sta di fatto che Giancastro, che aveva taciuto per mesi, a un certo punto ha cominciato a cambiare strategia. Poi sai, Nicola, quando si va in guerra, tra virgolette, vale tutto, quindi credo che Giancastro si sia circondato di uno staff di professionisti di altissimo livello, ha fatto tutte le mosse anche preventive per tutelare il suo capitale. Ho sempre detto e ribadisco che da un punto di vista di chi guarda dal di fuori, senza entrare nel dettaglio, perché io a caso non ho nemmeno manco mai visto in vita mia, quindi non posso essere tacciato per essere uno che amico di Giancastro, un giochino che a Bari va molto di moto, perché se tu dici una cosa pro qualcuno sei sempre colluso con lui. Vorrei dico non dimenticare che Giancastro ha salvato il Bari in questa stagione da sicure penalizzazioni che avrebbero sicuramente stroncato sul nascere e le velleità della squadra e la credibilità di Paparesta verso la città. Quindi questo è un uomo che ha messo dei soldi, che a un certo punto ha pensato di doverli tutelare vedendo dei giochini strani, perché a quanto ci hanno raccontato c'era questo diritto di prelazione, no? E quindi prima di trattare con un terzo investitore bisognava coinvolgere Giancastro, cosa che non mi risulta sia stata fatta, e quindi si è andati in guerra, per stare a questi termini un po' forzato, ma parliamo di un termine tra virgolette, e quindi ora vale tutto. E quindi Antonello, ora abbia in mano qualche argomento anche lui. Antonello, c'è un radioascoltatore che ci interpella, dice: la realtà la sa solo Paparesta, ed invito voi addetti ai lavori, compreso Antonello che è in linea,
a rivolgergli più domande possibili, ad incalzarlo in questo. Deve alla piazza delle risposte, e se sarà agonia rinviata a step, non verserò un centesimo nelle casse della FC Bari. Se il quadro sarà questo, prevede una stagione di biglietti ad un euro. Quindi l'invito è di fare le domande per avere le risposte che servono a Gianluca Paparesta. Ma qui la gente, io capisco che si affidi a noi da questo punto di vista, però tu sai meglio di me che di fronte a delle domande devono seguire delle risposte. Tu prima hai fatto riferimento a quello che anche la gente ci chiedeva per sapere chi era l'ordine, e abbiamo avuto delle risposte imbarazzanti, come quella della tutela della privacy, per non dire a quali aziende si faceva riferimento l'ordine, qual era la sua attività, qual era il suo mestiere, diciamo, principale. Quindi noi ci impegneremo a chiedere, per esempio, dovessero arrivare i soldi, di chi sono, ma io non ho molta fiducia che riusciremo a capirne qualcosa. Già per arrivare a sapere di infront, di quei diritti anticipati, già abbiamo dovuto attendere delle inchieste che ci sono state, appunto, sulla questione dell'asta. Quindi cercheremo di accontentare l'amico, ma tu sai meglio di me che non sarà un'impresa molto, molto, molto facile. E ora si attendono le mosse di Gianluca Paparesta. L'abbiamo accennato prima, che ha accantonato, a quanto pare, la pista malese, sta cercando di reperire altri fondi e di conseguenza investitori. Che sensazioni hai? Secondo te ce la farà? Cosa ti aspetti oggi? Paparesta ci ha abituato a una persona molto capace da questo punto di vista, nel senso che lui ha tenuto un club di Serie A per due anni, di Serie B per due anni, con ambizioni di A, senza avere, diciamo, un portafoglio, senza essere un imprenditore, senza poter contare su un budget suo. E quindi è un uomo dei miracoli, e da questo punto di vista è straordinario. Quindi mi aspetto di tutto. A ora, da quello che ci risulta, ma a volte a noi risulta quello che ci vogliono far risultare, perché io ricordo, caro Nicola, che anche prima delle due ultime, gli ultimi appuntamenti dal notaio d'Alessio, autorevoli persone vicine alla proprietà ci hanno raccontato la sera prima della riunione che i soldi erano arrivati, quindi, e poi non è stato così. Evidentemente credo che ci sia poca chiarezza a 360 gradi, quindi al momento sembrerebbe che le possibilità di Paparesta siano ridotte all'omicidio, però come una partita di calcio, la partita finisce quando l'arbitro fischia, l'arbitro fischierà oggi, credo, alla fine degli orari di banca, quindi credo che per le 4, se questi soldi non saranno arrivati, comincerà l'era Giancastro, che non vuol dire che il Bari abbia trovato un nuovo profeta. Giudicheremo anche lui, come ho sempre detto, parlando di Nordin, su quello che farà. Il fatto di rilevare il Bari è già un punto a suo favore, perché ha messo dei soldi, ha investito, ha rischiato, quindi gli andrà dato atto. Però non ci innamoriamo prima delle persone, poi giudicheremo Giancastro da quello che vorrà e saprà fare per il Bari. Insomma, vedremo, sono, come detto, delle ore importantissime per il Bari. Sicuramente dopo le 16 avremo delle idee molto molto più chiare. Perfetto, io ringrazio il collega giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo, per essere intervenuto. Antonello, grazie mille e buon lavoro con la Gazzetta. Alla prossima, grazie a voi. Bene, noi siamo quasi in conclusione di programma, sono giunti tanti tanti messaggi, ne leggo uno. Basta con la presa per i fondelli. Poi ci sono altri messaggi. Giancaspro ha i soldi e conosce bene le regole. Paparesta, voglio bene a Paparesta, ma se trova per esempio 10 milioni senza dirci da dove vengono, sinceramente preferirei Giancaspro. Questo lo scrive Francesco dalla Svizzera. Poi c'è Gigi che ci scrive: convinto che Paparesta non lascerà la poltrona e ce la farà con un colpo ad effetto last minute. Oppure un altro messaggio: qualsiasi sia il presidente, devono formare una squadra competitiva, altrimenti lo stadio rimarrà vuoto. Secondo me tutto questo è servito solo a spaccare la tifoseria tra pro e contro. Di vero c'è solo l'incapacità di un presidente a capire quando era il momento di lasciare, anziché accumulare debiti su debiti. Questo lo scrive Saverio, anche questa è una verità. Luca,
dice bene questo tifoso, magari Paparesta doveva capire in che direzione si stava andando, magari doveva prendere dei provvedimenti un po' prima, o comunque dovrebbe, diciamo, cercare di capirlo adesso che la situazione è comunque, diciamo, difficile dal punto di vista dei bilanci, quindi dei conti. Se Paparesta capisce, insomma, che non è più il caso di portare avanti la società, è giusto che si faccia da parte e lasci la società eventualmente a Giancastro o a chi per lui. Penso che la richiesta dei tifosi in questo momento sia chiara, trasparenza e chiarezza. Vedremo che cosa accadrà in queste ore. Noi ci aggiorniamo a domani per commentare quanto accadrà in questo pomeriggio, sera di questo 21 giugno. È veramente tutto, vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris, ciao Luca, domani. Io vi do appuntamento a domani, sempre alle ore 7, per una nuova puntata di Tanto Non Capirai, Rogoglio Barese sull'altra radio. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli. Tanto Non Capirai.